siamo venuti per vedere il film, anzi due film, Cannibal Holocaust e Green Inferno, e soprattutto per il grande regista Ruggero Deodato, un grande regista. Abbiamo fatto un po' di chilometri di macchina e ma ne valsa la pena. Stasera c'è un grande regista e un grande amico, Ruggero Deodato, e dei contenuti alternativi che fino a poco tempo fa con la pellicola non c'era possibilità di sperimentare, e invece adesso col digitale c'è questa possibilità che, oltre a fare eventi, invitare registi, quindi permettere al pubblico di toccare con mano quelli che sono gli autori e anche i protagonisti dei film che vedono sul grande schermo. Ci siamo agganciati semplicemente a quella che è stata l'uscita di The Green Inferno di fine settembre scorso, e quindi siamo riusciti a costruire un evento semplicemente coinvolgendo quelli che sono gli attori primi della distribuzione del cinema, e portando la produzione del cinema qui per i nostri spettatori. È ora di fare la differenza! Per questa serata che mi ha organizzato Giometti, devo dire, è stato fantastico, perché mi ha unito insieme a un amico d'oltreoceano, Eli Roth. Con lui ho fatto l'attore, è stato il primo che è venuto a osannarmi, a dirmi maestro, mentre stavo girando a Roma una serie. I saw the Cannibal Holocaust when I was 19 and it changed me. I couldn't believe it. I thought it was made by crazy people. I thought they really killed people. It was before the internet, of course. And I think this is an amazing subgenre. You know, what the Italians did with the Italian cannibal movies, it's this amazing part of film history. Fire! The Green Inferno, of course, is a nod to Cannibal Holocaust, but I wanted to make my own story that you could put next to each other at the video shelf. It was kind of a companion piece. And of course, I dedicate the film to my dear friend Ruggero Deodato. So I wish I could be there with you. It is my dream to watch these two movies together in a cinema back to back. Ho lavorato con tanti maestri. Da Bolognini ho preso l'eleganza, e quello mi ha dato modo di poter lavorare nelle pubblicità. Da Corbucci la crudeltà, sicuramente la crudeltà. Da Rossellini mi sono accorto che ho preso tanto, il realismo. Tutti i miei film io li definisco non horror, ma realistici. Io purtroppo sono stato sempre vietato dappertutto, e cerco ancora di riuscire dalla cerchia dei minori di 18 anni, di poter entrare da almeno ai 14. L'horror anzitutto è pieno di sottogeneri, e Ruggero Deodato appunto è stato un grande perché ha creato il genere cannibal. Dopo di lui ne sono venuti tanti altri, ed è un genere interessante, forse interessante perché mette al centro delle cose che non vediamo in altri film. Recitare in un film di Ruggero Deodato è un'esperienza magnifica che credo la definirei un privilegio, soprattutto per un'attrice della mia età. La bellezza di lavorare con Ruggero Deodato è che lui lavora molto sull'improvvisazione e crea insieme agli attori, insieme alla troupe, delle scene mai state scritte sul momento, e quindi è tutto nuovo. La notte all'insegna dei Cannibal Movies al Multiplex Le Befane di Rimini è stata anche l'occasione per presentare in anteprima il trailer dell'ultimo film di Ruggero Deodato. Mi sono ispirato a un fatto vero, di quei fatti insoluti che succedono in Italia. Si chiamerà Ballad in Blood.